Ciao a tutti, qui è il vostro desk che vi parla come sempre. Siamo alla terza missione di Venere, Unda, una missione di spionaggio. La affronterò con il solito equipaggiamento, quindi Paris, Acrid e Galatin. Qui dovrò usare sicuramente di più l'Acrid perché nello spionaggio bisogna raccogliere 4 datamas, quindi una mano occupata bisognerà usare l'arma secondaria. E come potete vedere ho smanettato parecchio con i settaggi grafici. E anche ho fatto diversi test col microfono per riuscire a registrare un attimino meglio, perché non mi si sentiva per niente bene. Spero insomma di riuscire a regalarvi un video migliore. Ho cambiato anche programma di registrazione, non uso più XSplit, che per mantenere la qualità alta metteva il suo watermark al centro, ma uso Open Broadcaster, che è gratuito e fa praticamente le stesse cose. Ho dovuto smanettare un po'. Mi ha aiutato molto un mio amico YouTubers, gestisce il canale League of Legends Ita, non so se lo conoscete, si chiama Obsidemon. Mi ha dato un sacco di dritte e speriamo siano servite a qualcosa, insomma. Ok, sono qua al primo terminale. Non vorrei. Mi sa che me ne sono lasciato uno alle spalle. Vabbè, per adesso proseguiamo di qua, poi vediamo cosa succede. Al limite torno indietro dopo. Speriamo di non dover tornare indietro troppo, perché sennò il video mi diventa lunghissimo e l'upload mi dura una settimana. Keep moving. None of the scanners have detected you. Quanti ce ne sono? Sferetta blu, vai, 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 vai. Mi hanno visto. Miracolo. Ok, il terminale dovrebbe essere qua sopra nella stanzettina. Activate the access terminal and it should release the data you. Get the device and get to extraction. Ok, con questo siamo a 2. Mi pare 2, ne manca solo uno, allora sono 3, non 4. Non ho visto all'inizio, vabbè, poco male. Sì, mi tocca tornare in Dre, speriamo che l'uscita non sia di qua, perché sennò devo fare i chilometri dopo. Era blu. E a breve nei prossimi video cambierò l'arco, non userò più il Paris ma il Paris Prime che sono finalmente riuscito a craftare l'altro giorno. E mi manca solo. Devo portarlo al 30 fondamentalmente. Adesso mi pare sia a livello 15, una cosa del genere. Lasciamo perdere questo qui. Non ho più invisibilità da tirare. Come al solito mi sono dimenticato la carrier, quindi non posso andare alle spalle e usare un approccio 100% stealth se non sono invisibile, altrimenti la carrier spara e scatta l'allarme. 4, 35 energia, ok, via. Vai, datemi una speretta. You found an access terminal. Use it to release the data mass from its storage unit. Non nemici, non pare di averne visti. Noi acchiariamo. Ok, oh, odio questa cosa della X al centro che è All data sempre al units contrario. located. Let's get out of here. Ok, abbiamo finito. Adesso devo fare una mega corsa fino all'uscita senza farmi beccare e non ho energia per lo stealth. E la cosa buona dell'Acrid è che è un'arma silenziosa. Non è praticamente come gli archi, come la balestra. Per far scattare l'allarme, ma li ho shottati tutti e due. Visibilità, adesso corriamo a sticcone. Facciamo di perdere tutti. L'Acrid è molto buona, soprattutto contro i Corpus, perché comunque bypassa i loro scudi e li avvelena e fa danno direttamente alla loro salute. Un po' meno utile contro i
alleati meccanici, insomma robotizzati. Su di loro non è molto efficace. Poi nei video successivi vi farò anche vedere come ho moddato i vari equipaggiamenti. Cavoli, quanti sono. Mi hanno sentito ma non mi hanno visto perché non danno l'allarme. Sono veramente a corto di energia in questa partita. Mi hanno visto ragazzi, io corro fino all'uscita. Mi dispiace che non sono riuscito a farla completamente stealth, ma va bene così, dai. Infatti ho sbagliato strada perché alla fine mi ha fatto tornare indietro, se non sbaglio. Avrei potuto aspettare, accumulare più energia e farla completamente stealth, ma non allungavo il video per niente. Onestamente preferisco aver preso tutti i datamass senza aver fatto scattare l'allarme. Vabbè, è scattato adesso, pazienza. Però almeno il video dura meno e ho meno problemi di upload. Purtroppo finché non mi sistemo con la connessione dovrò adottare un pochino queste scelte un po' fastidiose. Ok, la missione è finita, vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!